Ziba, tu la conosci? No, per niente, però la canzone la Cioè, conosco. sentivo orecchiabile, però sinceramente non mi ricordavo che fosse lui. Comunque, abbiamo accennato che oggi si parla di Jussoli, ma non è l'unica portata del menù di Radar, perché oggi, caro Daniele, dobbiamo comunque parlare anche di altri argomenti che sono venuti in settimana, tra cui, ad esempio, purtroppo parliamo di attentati. Sì, effettivamente non è sicuramente una notizia nuova, anzi desueta appunto nel panorama europeo e non solo. Gli attentati stanno sempre crescendo maggiormente, specialmente quelli poi rivendicati dall'ISIS, anche se, come abbiamo visto ieri, l'attentato ieri l'altro, l'attentato di Londra, è stato in controtendenza perché è stato appunto procurato, effettuato da un 48enne bianco che stavolta, al contrario, con un tir, con un van, insomma, si è scagliato verso un gruppo di musulmani intorno a una moschea nel nord di Londra. Siamo a Finsbury Park, alle ore 20, mezzanotte e 20 circa. Un morto, una decina di feriti, fra cui 3-4 gravi, quindi Un attentato al un attentato, contrario, esatto, al contrario diciamo. rispetto a quel Sì, che capita sì. solitamente, che sono appunto attentati di matrice Islamica. estremista islamica, esattamente, proprio perché rivendicati dall'ISIS. In Europa stanno sempre più crescendo effettivamente, ma non sono solamente gli unici attentati che hanno colpito l'Europa. Ricordiamo qualche giorno fa in Iran, quindicina di morti, ricordiamo qualche giorno fa in Israele, rivendicato sia da Hamas che dall'ISIS, quindi c'è pure una cotitolarità probabilmente, ma appunto anche extraeuropei, e infatti come quello che è capitato poi ieri sera, intorno alle 10:30 di sera, in Mali. Sì, Un attentato molto grave appunto vicino alla capitale, Bamako. Tra parentesi, pensavo che la capitale del Mali fosse Timbuktu, quindi invece no, non più almeno. Non più da no. qualche millennio circa. Però sì, dai, culturalmente uno pensa a Timbuktu subito. Esattamente, 18 giugno, attentato in un resort che prende il nome di Kangaba. In questo caso sono stati quattro jihadisti che hanno urlato, il solito urlo Alla appunto grande. Allah è grande, Allah Akbar, a differenza di quello dell'altro ieri di Londra, in cui è stato urlato appunto frasi anti-islamiche nel momento dell'attentato, e questi quattro jihadisti sono entrati in contatto con, coloro che avevano affittato le case nel resort, Turisti turisti principalmente ovviamente, sì, turisti specialmente tedeschi e e francesi. francesi, proprio perché il Mali, poi ricordiamo, è un'ex colonia francese, e in tutto questo hanno anche preso una trentina di ostaggi finché non sono stati neutralizzati dalle forze del Mali e dalle forze speciali antijihadiste che operano sul territorio del Sahel francesi. Quindi una situazione, molto grave, che però già da una settimana era stata messa sotto attenzione, specialmente dagli Stati Uniti. Si è poi rivelato che gli Stati Uniti avevano dato un'informativa al governo maliano, che negli ultimi tempi sta vedendo, negli ultimi anni sta vedendo le azioni terroristiche dal nord spostandosi sempre più verso il sud Martina. appunto del Mali, quando invece era proprio Il al Mali confine con poi, Nord Africa che tra vi avevano l'altro, principalmente cioè attaccato. geograficamente è in una zona, quella subsahariana, che sostanzialmente è intensa a livello proprio di fede islamica, insomma, cioè, ricordiamo la Nigeria, insomma, c'è cioè In Boko Haram, Niger, insomma, sì, come no. tutta quella zona là è di matrice islamica, comunque di confessione islamica, quindi Infatti in Nigeria non è un caso che anche prima della nascita dell'ISIS vi fossero già delle importanti presenze di Al-Qaeda. Sì. Quindi, No, è capita. curioso comunque vedere come la cassa di risonanza di questi due attentati è diversa, insomma, perché comunque è più facile sentire magari notizie di Londra piuttosto che del Mali, ma questo lo sappiamo tutti, insomma, succede praticamente spesso. Sai quanti attentati, micro attentati magari ci sono ogni giorno in Africa In o Africa, in Asia, nel in Medio Asia, ecco, Oriente. insomma, vuoi perché la Sono presi sotto lontananza o gamba. comunque Certamente, per altri certamente. motivi arrivano sempre in modo secondario rispetto magari a un attentato con un morto solo a Londra. Questo. Assolutamente. Inoltre, si ricordi che cos'era successo già in Mali? Non è il primo attentato famoso. C'è stato un altro famosissimo attentato all'hotel Radisson, che è un hotel molto importante, il più importante appunto a Bamako, dove furono uccise, prima prese ostaggi, 20 persone. In quel caso
Mi era stata data grande cassa di risonanza proprio per il numero di vittime accertate che era molto più alto rispetto a quello poi di ieri, E che ha provocato due morti. questo insomma era per ricordare appunto questo argomento degli attentati. Facciamo ancora un breve break con le Sugar Babes e torniamo subito. Adesso parliamo delle lezioni francesi. Ce l'abbiamo anche Stranamente. dell'altra volta, sì, infatti. No, non ce l'ho, porca miseria. L'ho tolte qualche giorno fa. Da qua. Facciamo il risultato dell'altra volta. Beh, richiappiamo che al volo. No, l'ho tolte, confermo. Allora. Salute a tutti. Va tutto bene? Oggi, come vedete dallo status, io e il cattivo Fabrizio, Il cattivo Fabrizio è male, il buon Daniele, no? Si dice sempre il cattivo Fabrizio. Parliamo di questi temi di cui abbiamo già parlato adesso, cioè gli attentati terroristici, quelli a Londra e quelli nel Mali, e poi ora parleremo del secondo turno alle elezioni legislative. Francesi, e ma infine parleremo piattoforte. soprattutto, esatto, il piatto forte. Oggi tanta carne al fuoco. Oggi la carne è lo Jussoli, ecco qua. No. ius soli. Vai con like. No, no, ah no, perché sei proprio. No, per non andare. Davvero. Ma da una pagina tu puoi vedere. No, perché sei Fabrizio in quel momento. No, questo siamo Roma 3 Radio, quindi tu sei amico di Roma 3 Radio, quindi ti vedono. Roma 3 Radio, però è una pagina, non è un. Roma 3 Sì, ma tu sei entrato Radio. Ah, come. questo è quello. Esatto, tu stai là, esatto, per quello, ma se non. Io non sono amico suo, per esempio, su Facebook, quindi lui non potrebbe vedermi. Parla con tre, però. Quella è una cosa. Chi è quello a sinistra? Mamma mia, mi tocca vedere. Allora, leggo una cosa. Ecco, ho messo questa qua, guarda. Abbiamo deciso fra questa e quella di Forza Nuova che dice. No, quella che c'è lo striscione. Dollaruma. Lo so. Dollarum. Sì, arriva, arriva. Aspetta che rientra lui. Senti che ritmo Sugar Babes, eh? Corriva l'anno 2002. Quando eravamo giovani e belli. Quando eravamo giovani. Allora, adesso ritorniamo in Europa perché, guarda, ma noi guarda, proprio ci persegue questo argomento. Ogni Parliamo ancora due una volta di elezioni in Francia. No, vabbè, giorni. questa Che ti volta sono aspetti? le legislative. Questo è il ballottaggio, il secondo turno. Qualsiasi cosa in Francia ha un doppio turno, si sappia. Anche acquistare una baguette, Esatto, vai prima a sì. prendere la baguette e paghi, poi ripaghi. Beh, ora non fare dello stereotipo, che i francesi comprano una baguette sotto l'ascella, vanno in giro con la maglietta a riga e i baffi. No, ovviamente ieri c'è stato il secondo turno e no, nulla di esaltante, perché alla fine lo sappiamo, l'avevamo saputo già con il primo turno, anche nel secondo turno si riconferma Emmanuel Macron, quindi En Marche, tutta quanta la componente insomma, del suo movimento come vittoriosa a queste elezioni legislative. Stravittoriosa, direi. Stravittoriosa. Nessuno ha mai avuto una grandezza così ampia del gruppo parlamentare Sì, parliamo come di 362 seggi su 577. In totale. quello. Quindi neanche Charles de Gaulle ha avuto mai una maggioranza di questo genere, quindi Macron potrà fare praticamente quel che vuole, se non fosse ovviamente che la critica principale è sul fatto che non avendo un partito strutturato come potevano avere fino a qualche anno fa i gollisti e i socialisti, non avendo quindi correnti, non avendo insomma una struttura classica, si
sia un po' tutto allo sbaraglio. Si parla un po' di inesperienza di alcuni dei componenti e ci ricorda qualche cosa qua, sì, in Italia, e ci ricorda proprio il fatto, un certo movimento stellare, diciamo, questa ampiezza tale di non riuscire a tenere sotto controllo tutta la situazione. Poi sappiamo ovviamente che sì, il ramo legislativo è importante, però in Italia è più importante, quindi non si può neanche parificare. Lì è il potere esecutivo la fonte principale di iniziativa politica. Qui teoricamente almeno è il legislativo, quindi è anche difficile fare comparazioni. Sì, poi sempre continuiamo sui risultati. Tutta l'ala destra, quindi tutto il blocco di destra, compresa anche scusate, fuori dalle penne, ovviamente parliamo di 131 seggi, più quelli di Front Nazionale che sono 8. Quindi se contiamo alla fine, nemmeno 140 seggi in totale per l'area di destra. Su 577, che sono tanti. Ci sono pochi, però ovviamente ritornando al 2012, il vero e proprio. Certo. C'è proprio una debacle. La vera e propria debacle l'hanno i 44 seggi di tutta la sinistra, fra cui anche i socialisti. I socialisti che avevano avuto per grandissime percentuali appunto nel 2012 con François Hollande, e che adesso invece crollano vistosamente. Interessante che, come dicevamo, il Front National ha preso 8 seggi. Per la prima volta la Le Pen è in Parlamento. Sì. Quindi per la prima volta in Assemblea Nazionale vedremo l'opposizione di che forza, di che entità sarà. E infine sempre la sorpresa di Mélenchon e del suo partito comunista, che invece prende il bel 26 seggi, che comunque è un record per questo partitino, che comunque piano piano ha avuto ottimi risultati sia alle presidenziali che alle legislative. Ovviamente il dato più importante di tutte queste elezioni è ha vinto il partito dell'astensione. Sì. Io aspettavo te che lo dicevi, però comunque sì, ancora una volta l'affluenza crollo, addirittura si parlava a mezzogiorno, ieri si parlava del 20%, e in totale si attesta sul 44%, quindi circa 2 milioni di votanti hanno praticamente non votato. Votato in bianco, sì. Esattamente. Cioè, quindi ricordiamo, al primo turno si attestava sul 60% quasi, adesso stiamo sul 40%, quindi proprio... Non demordiamo, perché ovviamente siamo sui temi legislativi. Se fosse stata un'elezione presidenziale sarebbe stata sicuramente percentuali differenti, ma comunque sempre basse rispetto alle classiche percentuali che conosciamo. E con questo è chiuso definitivamente l'argomento elezioni in Francia. Ora, giusto? Sicuramente la prossima settimana grandissimi sconvolgimenti in Francia. Le regionali in Francia. No, basta. Gli vogliamo bene la Francia, però basta così. Vedi, mi fai diventare cattivo come cattivo è la Scala Shepherd. Oddio, sto Jussoli, insomma, cazzo. Vai. Allora, Jussoli. C'era nella Roma antica lo Jussoli, no? Dimmi tutto. Di che avete parlato? Vedo che ci sei a Francia? Sicuramente. Sì, sì, elezioni legislative. Inghilterra, Francia, Italia. Sì, esatto. Ah, sì, è vero, è vero. Sta gente che non è attenta alle nostre cose. Fanno bene, facciamo due palle. Ehi, madonna. Rispetto. Ma chi è questo? Oh, sei fatto di che? Ciasare. Non ho lasciato la mia acqua qua, vero? No, c'è solo un bottiglia. C'è però là dietro? No. No, no. No, vero? Ok, è stata quella. Step down. Ciao, sare. Ciao, ragazzuoli. Ciao, ciao. Se mi sei picciata così, pensavo fosse fatta di chetamina, così. Non mi metto forza questa MDMA. Tra 2 minuti riprendiamo.
non accennare troppo alla legge. Cioè adesso parliamo dello Ius Soli com'è e Ah, sì, dell'ultima legislazione, quella del 2015. questa roba qua la facciamo, cioè, su cosa è successo questi giorni qua, la facciamo dopo, il secondo blocco abbiamo detto. Oggi mi sono addormentato per il terzo giorno consecutivo vestito, non dentro il letto, e senza essermi Ma lavato basta con questi hangover. i denti. No, ma che... Vedi? Iniziamo a parlare dello Ius Soli. L'avevamo detto all'inizio che il menu principale, la portata principale del nostro programma oggi è proprio lo Ius Soli, che dal latino, mio caro, qui ci vorrebbe il buon vecchio Raffaele, insomma, che Ah, come sì, fa la l'avrebbe lezione di decantato. latino, avrebbe detto lo Ius Soli vuol dire il diritto del suolo, contrapposto allo Ius Sanguinis. A Che è il diritto del parte sangue. questa lezione così. Cerchiamo di spiegare in modo semplice ai nostri ascoltatori lo Ius Soli che cosa significa, sostanzialmente. Non è semplicemente un modo di acquistare la cittadinanza, è anche proprio quasi direi proprio un diritto, no? Da parte di chi lo in qualche modo ne dispone, da chi ovviamente lo esercita, di ottenere quello che è proprio un riconoscimento all'interno di un paese, sentirsi proprio identitario da qualche parte. Qual è la contrapposizione rispetto allo Ius Sanguinis? Ovviamente è proprio a livello di fatto. Mentre uno va a significare molto sul territorio, sul contesto sociale, anche sul proprio contesto anche geografico di un posto, lo Ius Sanguinis invece è strettamente legato alla prole, alla genetica, ecco, insomma, quindi Al sangue che scorre nelle vene, al ovviamente. connubio, no? Quindi cerchiamo di. Ha un cognome, Sì, praticamente. assolutamente. Questa è ovviamente può essere una banalità dirlo, però è giusto magari ricordarla, questa grossa differenza. E su queste due facce della stessa medaglia, cioè della cittadinanza, comunque, vediamo poi dopo, successivamente nei prossimi blocchi, se ne sta dibattendo molto. Però lo Ius Soli, per esempio nel nostro paese, che in Europa è uno dei più severi per quanto riguarda l'ottenimento della cittadinanza, lo sapevi? Certamente sì. Ok, no, nel senso che. No, l'ho proprio letto da qualche parte che è tra i più severi, proprio questo termine Esatto, ho sì, usato. no, è uno dei più severi perché c'è un iter burocratico molto difficile. Rispetto magari a un paese come la Francia, come la Germania, ma questo magari Lo allora. analizzeremo pure il perché. Sì, no, assolutamente. In Italia, comunque, oltre a. Se ne sta dibattendo molto per quanto riguarda poi la semplificazione di questo ottenimento dello Ius Soli, non soltanto, anzi dello Ius Sanguinis in generale anche proprio, cioè il fatto di ottenere la cittadinanza non è comunque assolutamente una cosa fattibile. Perché parliamo di Ius Soli oggi? Perché al giorno d'oggi c'è sempre questa distinzione che viene fatta appunto da persone che ritengono cittadino magari uno piuttosto dall'aspetto fisico, piuttosto che magari dalle proprie radici. Cioè, nel senso, perché continuiamo a avere dibattiti e continuamente persone che vanno contro l'altro, ma perché sostanzialmente si va a fare purtroppo del becero razzismo a volte, più semplicemente non andando a guardare quello che è magari tutto il background di una persona. Infatti, proprio per questo ne parleremo nel prossimo blocco. Si ritiene importante l'introduzione del Ius Culture, come Esatto. sarà appunto sarà analizzato, cioè un sistema per il quale vi è un'adesione rispetto alla conoscenza di un territorio avendo seguito alcuni cicli di studi. Ne parleremo. Tornando sull'argomento della divisione fra Ius Sanguini e Ius Soli, che ricordiamo rispettivamente è sangue da una parte, terra dall'altra, quindi le ragioni per le quali appunto una persona accede alla cittadinanza. Diciamo sì che l'Europa ha sempre avuto
è sempre stata in verità l'Europa un po' più severa rispetto ad altri paesi sviluppati nell'acquisto di cittadinanza, perché spesso e volentieri vi è stato un connubio fra le due, cioè per diventare cittadini bisogna avere terra e sangue dalla propria parte. Poi ci sono però alcuni paesi stessi europei che sono i paesi di colonizzazione, quindi tu hai nominato prima la La Francia, Francia. l'Inghilterra, ma ricordiamo anche la Germania, no? Dove c'è una forte Certo. presenza turca. Ecco, in quel caso si è cercati di avere un approccio differente. Loro hanno per esempio dato la cittadinanza anche abitanti dell'ex colonia o delle colonie nel frattempo. La Francia a un certo punto aveva istituito una legge per cui bisognava passare un tot di anni all'interno di un range in cui l'impero francese era ancora fondamentale, per cui si poteva diventare cittadini. È per questo che vi è in un paese europeo come l'Inghilterra e la Francia una presenza così grande di cittadini francesi e inglesi di colore della pelle nera, quindi non tipicamente europeo, insomma, non tipicamente Bianco germanico, caucasico. bianco caucasico. E poi vi è, potremmo anche analizzarlo dopo, l'esempio statunitense, dove sì, vi è certamente parzialmente uno ius soli. Infatti Obama non poteva essere presidente degli Stati Uniti se non fosse nato, diciamo, avuto sul territorio statunitense. Però vi è un passo ulteriore, uno sviluppo ulteriore dell'acquisto della cittadinanza, ovvero l'adesione. E qua potremmo anche tornarci perché in Italia se ne parla. Adesione significa giuro sulla dichiarazione di indipendenza, giuro sulla Costituzione. Cioè, io decido di aderire a quei valori tipici statunitensi, che sono la libertà, la ricerca della felicità, l'uguaglianza, quello che sappiamo. E quindi c'è un ottenimento, diciamo, parzialmente più facile rispetto al sangue, perché Sì, al sangue molto culturale, non si mente, neanche alla terra. E quindi vi è questo tipo di acquisto differente, un passaggio ulteriore che in Europa ancora non si è arrivati, dove ci si basa molto su terra e sangue. sì, assolutamente. E il prossimo blocco invece cerchiamo di analizzare appunto la legge che si sta riformando proprio in questi giorni. Intanto ci andiamo ad ascoltare Hank Williams. Minchia, proprio torniamo indietro qua, eh. Allora, facciamo un accenno a quella del 2015. Eccola qua. Che è la stessa, peraltro, lo sapevi? Sì, non Quella è lo stata approvata alla Camera e dopo 2 anni è arrivata in Senato. so se hanno cambiato qualcosa, lo sai? Ci sono 8.000 emendamenti, quindi non è che proprio sarà la stessa, insomma, i classici 8.000, 10.000, 100.000. Allora, il testo della legge prevede riconoscimento cittadinanza per nato e chi ha l'estero sia Ciao a possesso tutti. del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di 5 anni. Come? Questo è il temperato, eh? Però questa è quella che ho preso del 2015. Comunque è la stessa, l'ho letta. Stiamo parlando di ius soli, fra poco parleremo della legge che stanno facendo al Senato, insomma, stiamo discutendo al Senato. Io c'ho proprio pure uno storico di quello che è successo questi giorni, che è interessante secondo me. Vabbè, sono un po' più corti perché te ne non ce la vado a finire No, ma adesso noi le abbiamo 7 e altri tre 5. blocchi, basta. Ah, sì. Compreso i saluti, Noi quindi. facciamo pochi blocchi, ma un po' Ma più. tu dopo sei nel GLM là? Sì, sto io, sto io. Ok. Comunque, scusa per prima, stavano a fare il No, video del lo so, programma del te l'ho Gobbo. detto a te, ma no, più che altro perché. No, non è lui, quel ragazzo là fa sempre caos, nel senso, non è la prima volta. Però ora ci stavi te lo volevo dire, magari così glielo potevi dire. No, stavano a fare, gliel'ho detto comunque, stavano a fare un attimo il video per il loro programma di dopo. No, era più che altro perché li sentivo e non riuscivo manco Ma ad comunque ascoltare lui. gliel'avevo detto, gliel'ho Grazie. detto subito. Grazie mille. E dai, niente insulti. Eccezionale. Proprio lui. Beh, potresti insultarlo, però. Oppure. È un loop questo qua. Sì. Ora dico che è un loop. No. Pensa come si vede da schifo da là. Aspetta, metti l'immagine sull'immagine così. Sì, Tan tan vabbè, tan oh, tan tan. Tan. fermate. Oh.
Bentornati qua con Radar. Sì, no, no, attenzione. Politico di Roma delle Radio. Colpo di sonno dei speaker, così. Tagliamo tutto dopo, tagliamo. Assolutamente tagliamo tutto. Ma questo è il bello della diretta, signori, il bello della diretta. Cioè, da questa, comunque questa canzone ci ha fatto addormentare, cioè del 1944, ma, no, ma mi sa che... Ma questo regista l'ha fatto apposta, vorrete dirmi. Forse è una delle più vecchie che abbiamo in catalogo, mi sa. Comunque... Cioè, It's My Life, They No Doubt, e non la sentiamo, mamma mia. Fermo. Dicevamo, Jussoli la finalmente è passata al Senato dopo quanti anni mi hai detto? È arrivata in Senato. Due anni? Dopo due anni, nel 2015 alla Camera ed è stata approvata. Sì, scusami, ho usato il verbo non passata, esatto. Sì, passato, esatto. Magari. E invece ora sta in Senato, si era già deciso a maggio che si sarebbe parlato di Jussoli il 15 giugno e tramite Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, ha detto attenzione, questo Jussoli... Asteniamoci, del resto coerentemente perché si erano astenuti alla Camera due anni prima. Questo è stato il primo momento fondamentale di questo passaggio per il Senato. Il 15 giugno si arriva e subito Casa Pound fuori con Forza Nuova, 200 manifestanti. Da una parte quindi chi abbiamo? Da una parte c'è il centrosinistra, quindi in questo caso sostanzialmente il Partito Democratico, che vuole l'approvazione, ma anche il movimento di Bersani, comunque tutta quella parte di sinistra, la minoranza, esattamente, non è un caso che sia stato visto anche dal Movimento 5 Stelle, poi ne parleremo, come un contentino questo Jussoli alla parte di sinistra del Partito Democratico, da parte di Renzi. Secondo Renzi, che comunque ha una provenienza anche dal cattolicesimo militante, quindi ne parleremo, invece è stato diciamo un atto dovuto e vi dicendo, perché anche la Chiesa in questi ultimi giorni, ne parleremo, sì, tra poco, ha preso un po' di posizione con l'altra faccia che è appunto la destra, sì. Il centrodestra, la destra fuori, l'extra parlamentare, Forza Nuova e Casa Pound a manifestare, 200 persone, disordini, sì. Cariche della polizia, vi dicendo. In Senato invece dentro, quindi Palazzo Madama, la Lega Nord che ha esposto cartelloni, vi dicendo, fatto una bagarre dentro al Senato, tra l'altro. Lo stesso 15... La Fedeli in ospedale. Esattamente, per una caduta. Sì. Lo stesso 15 giugno, poi Fratelli d'Italia e Lega sostengono che qualora dovesse passare questa legge, ci sarà un referendum. Ovvio. Due giorni dopo, sempre all'interno di questa discussione, il Movimento 5 Stelle dice no. Cioè si passa dall'astensione completamente al no, perché secondo Di Maio è una propaganda, è semplicemente una propaganda che poi attira degli immigrati, secondo Grillo è un pastrocchio invotabile, questa attira immigrati è interessante perché secondo Grillo serve una concertazione con gli altri paesi dell'Unione Europea, non può essere solo ed esclusivamente una scelta italiana perché questa legge prevede diciamo dei rapporti con... cioè si può accedere alla cittadinanza attraverso un'entrata in Europa, non esclusivamente un'entrata all'Italia, del resto siamo all'interno di una cornice comune importante. Il 18 giugno, quindi ieri, sì. La Chiesa entra all'interno del discorso, sì. E parla direttamente a favore dello Jussoli temperato, vedremo adesso Jussoli e Jusculture, e parlano direttamente e c'è uno scambio di accuse addirittura con la Lega Nord molto forte, tanto che Galatino, segretario della CEI, si sente dire da leader della Lega Nord Salvini di accogliersi a casa sua agli stranieri, quindi sono pure scambi abbastanza vivaci politicamente parlando. Oggi è arrivato il no di Alfano. Alfano dice, Jussoli, non è il momento giusto, se ne può parlare, aveva detto sì, il leader nuovo centrodestra ha una base di partito comunque di ispirazione anche cattolica, perché no? Quindi sarebbe verosimilmente a favore, ma non è il momento sicuramente adatto. Gli 8.000 emendamenti in programma non sono sicuramente un aperitivo, ecco. Sì, sì, no, assolutamente. Ma allora, che cos'è che cambia dalla legge, quella che, ricordiamo, anzi non l'abbiamo detto, ma la legge vigente, attuale adesso in Italia, è quella del 92 sullo Ius Sanguinis, quindi la riforma va a intaccare questa legge che c'è. Praticamente riconosce ai figli degli immigrati residenti all'estero il diritto di sangue, sì, ma non i figli di immigrati nati in Italia. Faccio un esempio familiare. Faccio un esempio familiare. La famiglia di mio padre è nata in Africa, ma siamo tutti italiani noi. Invece tante persone conosco. Attenzione, attenzione. Ho un caso di sanguini qua accanto a me. Tornatene in Africa, immigrato. Nord Africa. No, allora, dicevo, che cos'è che va a intaccare? Va a intaccare appunto questo diritto di sangue, perché viene introdotto invece con la riforma
passata alla Camera e adesso discussa in Senato, si vanno a riformare questo istituto dello Ius Sanguinis con due nuovi istituti che sono lo Ius Soli, appunto, temperato, e lo Ius Culture. Lo Ius Soli temperato sostanzialmente che cosa prevede? Che un bambino nato in Italia diventa automaticamente italiano se uno dei due genitori sta in Italia da almeno 5 anni e sostanzialmente il genitore in possesso del permesso di soggiorno deve avere tre parametri: un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, deve avere un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge e deve superare un test di italiano sostanzialmente. Lo Ius Culture invece dice sostanzialmente questo, riporto il testo di legge: il minore straniero, beneficiario è il minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del 12° anno di età, questo è importante, egli acquista il diritto di diritto alla cittadinanza qualora abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, un percorso formativo per almeno 5 anni nel territorio nazionale, superiori, medie e superiori insieme, solo elementari, insomma questo discorso qua. Bene, bene, continuiamo subito dopo un piccolo intervallo musicale. Un favore solo, posso chiedertelo? Si può? No, infatti, ma no, a parte ce l'avevamo così. No, ti giuro, non sentivo un cazzo. Ti sento, non ti sentivo. Beh, se ci fossi stato solo io che manco sapevi il mio nome, scusa, scusa. No, perché di solito se la metto così si sente. Posso chiedere un favore? Ma si può mettere i No Doubt che stanno giù a posto di Mattia Bazar? Grazie. Guarda, Stea, mo facciamo il... Stea, facciamo questo che stiamo per fare, il penultimo blocco. Sì, quindi metti un'ultima canzone, cioè i No Doubt, e poi ci stanno i saluti. Fa pure togliere Raduni. Aia. C'è qualcos'altro da dire di nozionale? Mm? Abbiamo qualcos'altro da dire di nozionale, non critico? Beh, se vogliamo fare confronti con l'America, sì, ci sarebbe qualcosa da dire. Un po' di dati, vedi? Che dice? Senso che vedi, per quanto riguarda le sculture sono invece 166.000 i ragazzi stranieri che hanno completato almeno 5 anni di scuola in Italia, non tenendo conto degli iscritti all'ultimo anno di scuola superiore perché maggiorenni. Ecco, vedi, questo è il 14° emendamento. Che dice? Sarà stato per la frontiera che l'hanno fatto? Sai che l'hanno fatto? L'hanno fatto nel 1865, l'hanno fatto. Scommetti? Certo. No, perché il 66, infatti. Perché il 13° è quello sulla schiavitù. È stato fatto da post Lincoln, insomma. Da Lincoln. Forse, dopo la guerra civile. Vedi, è pure scritto là. Della ricostruzione. E quando il 15° molti ho sentito. Continuiamo a guardare la nuova legge che sta per essere approvata, chi lo sa. Fiducioso? No, non molto, francamente. Non molto, perché il Senato, per via della legge elettorale Porcellum, ha sempre il solito problema. Un'instabilità incredibile derivante da questo. Ma come proporzionale, sei regionale. Mamma mia, adesso mi tiri fuori l'Italicum, dai, dillo. No, assolutamente, perché anch'esso è proporzionale. Cioè, nel senso, poi ultimamente si parla molto di proporzionale, quindi. Però dobbiamo fare una puntata a parte di quello. Cioè, nel senso, siamo obbligati. Anch'esso è proporzionale al Porcellum al Senato. E parlavamo appunto di questa distinzione fra ius soli temperato e culturale, no? Ma questi due
nozioni che abbiamo introdotto in realtà non sono una novità, non è che siamo noi i primi ad averli inseriti all'interno del panorama della cittadinanza, dell'acquisizione della cittadinanza mondiale, perché prima all'inizio avevamo citato gli Stati Uniti, no? Negli Stati Uniti esiste il cosiddetto 14° emendamento, che tu ricordi bene, è uscito quando? Appunto, dopo la guerra civile statunitense, quindi insieme al... mettere la prova, cioè, insieme al 13°, quello dell'abolizione della schiavitù. Esatto, che sentite cosa dice: tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggetti alla giurisdizione della stessa sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Quindi la frase soggetta alla giurisdizione della stessa esclude i bambini nati, per esempio, da tipo diplomatici stranieri o figli nati dalle forze nemiche. Vabbè, questo è una postilla in più che diciamo noi. Però, capite, cioè, nel senso, in America è molto semplice l'acquisizione. Paese, tac, Stato americano. Chissà se lo fanno per un motivo di... l'hanno fatto magari per un motivo molto di numerosità, cioè nel senso all'epoca comunque tutti gli europei andavano in America, e giustamente forse per trattenerli, per tenerli come forza lavoro, come anche come aumentare la popolosità. Verosimilmente l'epoca in cui è stato varato questo 14° emendamento non era ancora quell'epoca che conosciamo di immigrazione pesante, no? Che fino a 800, inizio 900, per quanto già i tedeschi e gli irlandesi in quegli anni stavano molto andando, era più l'anno di, cioè erano gli anni insomma di formazione ancora, di ricostruzione sicuramente, poi formazione ancora del nation building interno, insomma sappiamo, no? La frontiera, il concetto della frontiera è sempre molto interessante, quindi l'avanzata verso ovest, la possibilità di costituire stati indipendenti con 60.000 abitanti, per essere abitanti bisogna essere cittadini, in quel caso bisognava essere, quindi è molto, molto interessante insomma questo discorso. Però ripetiamo che la base fondamentale a questo punto è una, sì, c'è uno ius soli fondamentale, ma poi se si aderisce, perché si può anche nascere negli Stati Uniti e decidere appunto di non essere tali, di essere magari, non so quanto convenga, perché poi cioè, nel senso, è difficile, cioè già in questi tempi con Trump è complicato in qualche modo non sentirsi americani, quindi basta o niente per essere oltraggiati, insomma, come anticostituzionale, come anti-americano, insomma, nemici della patria, ed essere espulsi direttamente. La domanda però che ci si pone a questo punto è la seguente, secondo me. Abbiamo visto, collegandoci al primo tema della giornata, cioè quello degli attentati, abbiamo visto alcuni paesi di immigrazione, cioè che hanno vissuto grandi immigrazioni, dai territori che avevano occupato colonialmente, quindi Francia, Inghilterra, ma anche Germania, che hanno subito spesso e volentieri attentati da cittadini. Sì. Da cittadini. Ecco, una delle critiche che muove la Lega Nord, per cui posso anche non apprezzarla e sicuramente non condividerla, però per quanto va un attimo trattata, va sicuramente analizzata politicamente, è la seguente: nel momento in cui si fanno entrare nuove persone, e anche parzialmente la tesi della Lega Nord da due giorni a questa parte, nel momento in cui si fanno entrare nuove persone si danno cittadinanza, può essere un pericolo per la sicurezza nazionale? E la sicurezza nazionale deve essere preordinata rispetto, ma oppure può essere preordinata rispetto al concetto di aiuto umanitario nei confronti di alcune popolazioni per cui scappano da guerra, ma in questo caso faccio il discorso sui rifugiati, ma ovviamente questa acquisizione della cittadinanza è per immigrati, non solo per rifugiati. Cioè tutte queste domande che ci si pone adesso sono fondamentali poi all'interno di una discussione politica come quella che stanno facendo in Parlamento, e per cui la storia del mondo si è evoluta ovviamente. Sì, sì, no, ho fatto vedere qui a Daniele, ovviamente sullo schermo, questa mappa del mondo in cui vengono raffigurate i paesi che prevedono lo ius soli, non soltanto quello di tipo aiutami, temperato. Bravissimo, non solo quello temperato, ma anche quello totale. E c'è ovviamente tutta la fascia americana, Messico, Canada e l'America del Sud. Tutti i paesi dell'America del Sud, ad esempio, sono favorevoli agli ius soli. Non è un caso che l'America del Sud siano tutti federali che hanno preso lo stesso imprimatur degli Stati Uniti, esatto. Viene proprio copiato. Poi se ci spostiamo in Africa, per esempio, l'unico paese che prevede gli ius soli è la Tanzania. E invece in Asia il Pakistan.
il resto del mondo è una enorme zona grigia in cui non è specificato questo diritto, non è proprio inserito all'interno, oppure in alcuni casi è stato abolito come l'India. Molto interessante. Oh yeah. Oh, molto interessante. Quindi se andate in India e fate un figlio, poi non vi nasce indiano. Detto questo. Va bene. Non nasce indiano. E io sto leggendo i libri di un indiano adesso, Amartya Sen. Ve nasce col Bangla, con le birre in mano. Ah, oddio, siamo in diretta. Hai visto di rimorchiare a Roma Sud, di rimorchiare a Roma Nord, quei video? Forse sì, l'ho visto. Ah, beh, era sul Bangla, a un certo punto quel Bangla era molto carino. Vabbè, vediamo se troviamo qualcosa di divertente così per chiudere. E dai, eh. Tipo, non so, una satira o qualcosa di... Una frase. Ansa che dice? No, volevo mettere... Ius Soli Satira. It's mala. Ma chi è in linea? Ho tre grandi opzioni. Valerio ovviamente, Carlo l'altra o Daniele. Ho queste tre opzioni. O Marco, effettivamente, pure. Ciao. Questo? Gasmo. Ti prego, no, guarda, non mi minerò mai. Quello è Sigmund Bauman? Sì. È morto, vero? Mm-hmm. Quest'anno. Sì. Questo è un gran video, tu lo ricordi? Però il video era carino, lei uccideva i tre componenti del gruppo che erano i suoi fidanzati. La mettevano in prigione. E ritornate allora. E poi dopo lei... Però... Vabbè, vado su. Questi erano i No Doubt, che gran gruppo, eh? Che grandissimo gruppo che sono i No Doubt. Già, il vecchio gruppo di, te lo ricordi? Gwen Stefani. Vabbè, sì. Niente. Mi hai fatto tutta l'esegesi. Ma sta, sì. E poi non ti ricordi chi è. Vabbè. Ma come non mi ricordo chi è? Siamo arrivati alla conclusione, era giusto stare sul pezzo, insomma, per quanto riguarda lo Ius Soli. E io e Daniele, insomma, abbiamo cercato di... cercare di mettere un po' chiarezza su questo istituto che comunque continua a essere fin troppo dibattuto e complicato, come penso qualsiasi normativa al giorno d'oggi in Italia non trova assolutamente unanimità su questa cosa. Ah, il Parlamento poi tantomeno.
Sì, assolutamente. Noi ricordiamo ovviamente i nostri social, caro Daniele. Assolutamente sì, come no, application TuneIn, Roma 3 Radio con il 3 a numero, altrimenti mandateci un'email a roma3radio@uniroma3.it, altrimenti pagina Twitter Roma 3 Radio con il 3 a numero. Vediamo se ora riesci a fare il contrario. Cosa? Dio. No, cosa hai detto? Pagina Facebook Roma 3 Radio con il 3 a lettera. Con il 3 scritto normale a lettera, Twitter con il 3 a numero, ma oppure Instagram detto? Sempre 3 a numero, o Spotify, che è una novità all'interno di Roma 3 Radio. E infine manca, che manca? Che manca TuneIn. Oh. No, l'ho detto, il sito radio.uniroma3.it, non sei attento, no, stai guardando. Vabbè, ma lei non è attento, ma mi faccia piacere, che però ringrazio Fabrizio Genovese qua con noi. E io ringrazio Daniele Herrera e ricordo a tutti quanti che Radar ritorna sempre dalle 17 alle 18. Bravissimo. Detto questo, un saluto a tutti e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao. Ciao. Cattiveria qua. Questa è cattiveria, attenzione, eh. Grazie a tutti per averci sentito, per averci sopportato. Ci sentiamo la prossima. E ovviamente so chi è Gwen Stefani, ma pensavo fosse un trabocchetto su qualcun altro che non conosco. Ciao.